La prima colazione è il pasto più importante della giornata. Per meglio comprendere questo messaggio, c'è un detto che risale all'antica medicina cinese che dice: colazione da re, pranzo da principi e cena da poveri. Infatti, la prima colazione è fondamentale per fornire al nostro fisico tutta l'energia necessaria per affrontare le attività quotidiane. Cosa accade a chi salta questo pasto? Non fare la prima colazione comporta anzitutto una riduzione della capacità di concentrazione, della memoria visiva e delle performance cognitive, determinata da un calo della glicemia, ovvero del nostro livello di zuccheri nel sangue, a seguito di un digiuno troppo prolungato. Inoltre, si è anche visto che chi salta la prima colazione tende ad arrivare eccessivamente affamato alla seconda parte della giornata, il che spinge a consumare pasti particolarmente abbondanti, oltre che ad assumere in eccesso cibi industriali ricchi di grassi. Meglio quindi fare la prima colazione, però in maniera adeguata. Bisogna infatti evitare uno sbilanciamento eccessivo verso l'apporto quasi esclusivo di carboidrati, soprattutto semplici come gli zuccheri. Qualche esempio di colazione bilanciata? Eccolo: yogurt intero bianco, frutta fresca e fiocchi d'avena. Oppure pane tostato, meglio se integrale, con uova e una spremuta d'arancia. Inoltre, consumare la prima colazione è molto importante per fare arrivare al nostro cervello il messaggio di disponibilità energetica, allo scopo di far funzionare il metabolismo al 100% delle sue possibilità. Proprio per questo, soprattutto per chi sta seguendo un regime alimentare controllato mirato a un calo di peso, assumere durante questo pasto l'integratore attiva della linea EasyFit rappresenta un ulteriore aiuto per supportare il corretto funzionamento del metabolismo.